Il Grottaglie ritorna a correre, la formazione allenata da Enzo Pizzonia batte per 3-1 la Sarnese. Lo stop di Andria è stato così metabolizzato nel migliore dei modi. La formazione biancazzurra conquista così la quarta vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche. Non era cominciata bene però la gara per il Grottaglie, che dopo appena 14 minuti subisce il gol dello svantaggio ad opera di Iagnello, ma le cose si sono poi messe meglio per la formazione della Città delle Ceramiche, che ha usufruito di un calcio di rigore. Sul dischetto al 21esimo si è portato Faccini, che ha realizzato la rete del pari. Ha continuato a spingere il Grottaglie, al 35esimo si è procurato un altro penalty per un fallo commesso dall'estremo difensore Nobile, che si è visto sventolare il rosso dall'arbitro. Ancora Faccini trasforma, completando così il sorpasso. Con il Grottaglie in vantaggio le squadre sono andate negli spogliatoi. Nella ripresa il cliché della gara non è cambiato e con il Grottaglie padrone del campo e la Sarnese alla vana ricerca del gol del pari. Ma al 35esimo minuto Mitrotti ha spento tutte le velleità della compagine campana, siglando la rete del 3-1 che ha determinato il successo per i biancazzurri, che ora si trovano come d'incanto, ma meritatamente, nella prima metà della classifica.